Sì, se indimenticabile potrebbe essere anche questo derby. Sì, l'Inter è già in vantaggio, in effetti. Il gol al 14esimo, anzi al 10esimo con Milito, che dunque ha portato l'Inter in vantaggio. Il entrato in area di rigore ha concluso, pallone nell'angolo, e l'Inter dunque ha già sbloccato il punteggio 1-0 per la formazione interista. Al 14esimo poi tiro da parte di Milito, respinto da Dida. Al 25esimo ammonito Lucio per simulazione sull'azione, Snyder ha applaudito, rosso diretto per lui. Inter costretto a giocare in 10 i restanti minuti del confronto. Pochi minuti dopo ammonito Cavalli, partito un po' nervoso adesso, attacco al Milan, Pirlo, pallone in area di rigore, colpo di testa, in chiusura la palla però danza all'interno dell'area di rigore dell'Inter, poi cambiato la passa, la rilancia in avanti nel tentativo di servire Milito, che viene però fermato, dunque può ripartire il Milan sul settore basso del campo. C'è il pallone che viene adesso spostato da Pirlo sulla zona alta, sta scendendo dunque la formazione milanista con Abate, si avvicina già all'area di rigore il giocatore milanista, lato corto adesso è contrastato da un uomo, mette palla indietro, Beckham controlla la palla sempre sul settore alto, la sposta all'indietro e dunque si riparte dai difensori rossoneri. Adesso Pirlo, ancora Milan dunque, si fa vedere sul settore di sinistra Antonini, viene servito, lato corto di sinistra, è contrastato da Zanetti, tenta di saltarlo. Zanetti recupera la palla senza commettere fallo e dunque si riprenderà con il rinvio dal fondo affidato ai piedi del portiere interista Giulio Cesar, che protesta vibrantemente con l'arbitro, il direttore di gara, il signor Rocchi, perché voleva probabilmente il cartellino giallo per simulazione, quello che tra l'altro è costato poi il rosso a Snyder, che ha applaudito ed è stato espulso dal direttore di gara. Adesso si riparte con il rinvio dal fondo affidato ai piedi del portiere dell'Inter Giulio Cesar, Inter dunque in vantaggio dal 10° minuto con il gol da parte di Milito. Seguiamo questa iniziativa, il rinvio affidato a Giulio Cesar, parte con il sinistro, pallone lungo, marca la linea mediana del campo, tentativo da parte di testa da parte di Milito, che viene però fermato, e dunque il Milan che prova ad impostare sul settore di sinistra, poi Maicon mette la palla fuori, c'è la rimessa in zona d'attacco per l'Inter, anzi probabilmente un calcio di punizione decretato dal direttore di gara, e così siamo vicini alla linea mediana. Zanetti batte il calcio di punizione per Cambiasso, che poi gli restituisce il pallone, tra Zanetti sposta la palla indietro, si riparte dal portiere dell'Inter Giulio Cesar, 32 minuti di gioco a San Siro, il derby della Madonnina numero 270 vede l'Inter in vantaggio per 1-0, il gol al 10° di Milito. Lì nello studio. Sì, sono gli ultimi spiccioli di questo primo tempo con l'Inter sempre in vantaggio qui allo Stadio Meazza nel derby numero 270 della Madonnina per 1-0, il gol di Milito al 10° del primo tempo. Eccolo qua il fischio finale della prima frazione di gara, dunque si va negli spogliatoi con l'Inter in vantaggio per 1-0, come detto il gol di Milito al 10°, gran tiro, il suo pallone nell'angolo battuto al portiere del Milan Dida. Meglio l'Inter nei primi minuti, anche quando c'era Snyder in campo, poi espulso come ricordato in precedenza al 25esimo, ha applaudito il direttore di gara ed è stato direttamente espulso, e dunque Inter costretto a giocare in 10 questi minuti restanti del match, tutto il secondo tempo dunque per la formazione nero-azzurra, chiedo scusa, giocare in 10 contro 11, però il Milan non è riuscito, numerica, non è riuscito a raggiungere il gol del pareggio. Inter dunque in vantaggio, dobbiamo dire anche in questa prima frazione di gara il gol, lo ricordiamo, al 10° di Milito. Noi ci risentiremo ovviamente per questo momento lì nello studio. Questo secondo tempo, il primo si è concluso con l'Inter in vantaggio per 1-0 con il gol al 10° di Milito. Andiamo a vedere le formazioni quando sta per dunque ricominciare la ripresa. Giulio Cesar per l'Inter in porta, poi Maicon, Samuel, Lucci e Santoni in difesa, Cambiasso, Zanetti, Montari a centrocampo, Milito e Sander, ricordiamo Snyder espulso nella formazione interista al 25esimo, applaudito il direttore di gara, il signor Rocchi, che lo ha direttamente espulso. Dunque Inter costretto a giocare tutto il secondo tempo in 10 uomini, così il Milan Dida in porta, Abate, Favalli, Thiago Silva e Antonini in difesa, poi Gattuso, Pirlo, Ambrosini, poi in attacco Beckham, Borriello e Ronaldinho, anche se vediamo che sul terreno di gioco c'è Seedorf, tra pochissimo vi diremo anche colui che ha abbandonato il terreno di gioco. Comunque sta per iniziare la ripresa, ecco in questo istante il fischio del direttore di gara, e seguiamo dunque il Milan che attacca da sinistra verso destra in questo secondo tempo dalla parte opposta, ovviamente gli attacchi dell'Inter, che lo ricordiamo è in vantaggio per 1-0, il gol di Milito al 10°, attacca il Milan sulla sinistra, sta per varcare la linea mediana del campo, la formazione rossonera, Seedorf tocca il suo primo pallone, attenzione a Ronaldinho, lo scatto viene messo giù, punizione, si scherza il direttore di gara in favore del Milan, siamo vicini al lato corto di sinistra dell'area di rigore, dunque vale la pena seguire questo calcio di punizione in cronaca diretta prima di restituire la linea allo studio. Vediamo che sul punto di battuta, se non andiamo errati, c'è Beckham, viene fatto arretrare nel frattempo la barriera dal direttore di gara, il signor Rocchi, c'è solo un uomo dell'Inter in barriera, si tratta di Cambiasso, quasi tutto pronto per questo calcio di punizione, gran mucchio all'interno dell'area di rigore, Beckham sta per partire,
con il destro, la rincorsa corta da parte del giocatore milanista, quasi tutto pronto, vediamo che sta per fischiare il signor Rocchi, lo fa in questo istante, parte Beckham, la sua palla in mezzo, colpo di testa in chiusura, si alza un campanile, sarà calcio d'angolo, ne seguiamo lo sviluppo in cronaca diretta al primo minuto di gioco. Milan che dunque è partito all'attacco in questo secondo tempo, calcio d'angolo dalla sinistra, zona alta del campo, sempre Beckham sul punto di battuta, vediamo che va ad allontanare un pallone, sistemata la palla a terra, parte Beckham, il suo cross all'interno dell'area di rigore, colpo di testa in chiusura ed è ancora calcio d'angolo in favore del Milan, seguiamo anche questo corner in favore della formazione rossonera, sarà ancora Beckham ovviamente a battere questo calcio d'angolo sempre dalla zona alta del campo, grande mucchio davvero all'interno dell'area di rigore, quasi tutte e due le formazioni, parte il suo cross, pallone in mezzo, Giulio Cesar, che intervento, si salva l'Inter, ma il Milan è partito forte in questo secondo tempo, è ancora Milan sul settore di sinistra, Beckham controlla la palla, si avvicina pericoloso all'area di rigore, parte il suo cross, Boriello sfonda, Ronaldinho destro, pallone sul fondo di pochissimo, e dunque Milan che ha già costruito due palle gol in questa inizio ripresa, siamo al secondo e l'Inter è sempre in vantaggio 1-0 sul Milan, il gol al decimo del primo tempo di Milito, per il momento restituiamo la linea allo studio. È una serata.